del bene, sì, alla seconda edizione. Anche quest'anno abbiamo rinnovato il successo, anzi si è ampliato. Abbiamo 83 scuole partecipanti e provenienti da tutta Italia con oltre 700 allievi. È un evento che si è posto subito all'attenzione nazionale praticamente in così poco tempo e ne siamo orgogliosi di questo. Saranno tanti maestri in giuria, tutti di chiara fama, il maestro Michele Villanova, Bill Goodson, Alex Azzevi, giusto per fare dei nomi. E questo ci ha garantito sicuramente il successo. Fare il bene perché, insomma, l'incasso, insomma, andranno a favore di? Allora, l'incasso sarà devoluto alla Fondazione Dottor Sorriso, che è una onlus nazionale a sede a Milano, e l'associazione Il Punto di Baronissi, che c'è sempre molto vicina nei nostri appuntamenti, e quindi quest'anno diamo un occhio di riguardo a loro, insomma. Buongiorno, io rappresento l'associazione di volontariato Il Punto, l'associazione di pubblica assistenza di Baronissi, e noi in questa manifestazione Dancing Festival saremo impegnati nel primo soccorso, speriamo ovviamente non ce ne sia bisogno, lo speriamo tanto, e saremo anche impegnati con la nostra protezione civile. Ringraziamo ovviamente il direttivo che ci ha chiamato e ci tiene in considerazione. Grazie. Enzo Senatore è uno di quei silenziosi eroi, i dottori del sorriso. Avete bisogno di aiuto e arriva danzando questo aiuto. Sì, dobbiamo ringraziare gli organizzatori del Dancing Festival di quest'anno per la generosità nel donare ed evolvere parte del ricavato alla nostra realtà che ha sede a Milano, però con un importantissimo progetto al secondo policlinico Federico II di Napoli in cardiochirurgia pediatrica. Ecco, una battuta sul messaggio del Papa, di Papa Francesco, su quelli lì come te, insomma, che fanno del bene ai bambini ammalati. Ecco, cioè, molti mi hanno detto di questa battuta che io non ho sentito. Nulla, penso che c'è molto da ridere su quello che facciamo noi, anche se con molta serietà, perché non sempre sono situazioni molto leggere. Portiamo quello spirito di leggerezza e cerchiamo nella parte sana di ognuno di loro di poter fare qualche cosa, e poi i dati scientifici confermano che ridere fa bene. Fa benissimo. Una bella iniziativa che cade nel primo weekend di Lucida Artista e che apre un po' la stagione degli eventi di questo periodo. Devo dire che rinnoviamo per il secondo anno il supporto all'iniziativa dell'associazione Life, che porterà a Salerno centinaia di ballerini, di danzatori, dei bambini di tutte le età e anche di accompagnatori. L'anno scorso è stato davvero un successo al Teatro Augusteo, quest'anno siamo convinti che possa essere ripetuto il successo. Lo facciamo in uno scenario straordinario che quello delle luci, quindi il primo weekend delle luci d'artista, e soprattutto con un occhio e un'attenzione rivolta in maniera molto dettagliata anche alla solidarietà e all'aspetto sociale, visto che ancora per quest'anno l'associazione ha inteso devolvere l'incasso che verrà dalla serata a favore di associazioni che sono operative per sollevare dai problemi i bambini che sono in ospedale, quindi il Dottor Sorriso Onlus e il Punto di Baronissi, che saranno destinate anche di questo investimento per la socialità e quindi per la solidarietà.